Abbiamo detto che il ciclo di Carnot è in teoria il ciclo termico più semplice che si può immaginare, a dispetto del disegno che può sembrare complesso, ma è più semplice da un punto di vista teorico ideale, perché il gas scambia calore soltanto con due sorgenti, la sorgente a temperatura calda e quella a temperatura fredda. Quando il gas invece attraversa le altre temperature per scendere da T2 a T1 durante la diabatica e per risalire da T1 a T2, appunto, siccome sono due adiabatiche, lì il gas non scambia calore. Quindi non serve di mettere a contatto il gas, idealmente, con un'infinità di sorgenti a temperature diverse tra T1 e T2. Bastano due sorgenti sole, perché è solo lì che avvengono gli scambi di calore. Come si può rappresentare quindi il ciclo di Carnot? Si può rappresentare come una macchina che preleva una quantità di calore Q2 dalla sorgente calda e ne scarica un'altra quantità Q1 alla sorgente fredda. Ora, noi sappiamo che si può applicare il primo principio della termodinamica a qualunque trasformazione, in particolare anche a una trasformazione ciclica. In questo caso la variazione netta di energia interna, delta U0, riferita all'intero ciclo, quindi quando il gas ritorna nella posizione iniziale, nello stato iniziale A, questa variazione di energia interna è zero, perché l'energia interna è una funzione di stato e quindi torna ad assumere lo stesso valore che aveva all'inizio nello stato A. E quindi per tutti i cicli termodinamici il calore assorbito o ceduto netto in tutto il ciclo è uguale al lavoro netto compiuto o subito nel ciclo. Quindi calore netto uguale lavoro netto. Ma chi è il calore netto? Il calore netto è facile da calcolare, perché gli scambi di calore sono solo due. Quindi il calore netto è il calore assorbito meno il calore ceduto. Dovremmo infatti sommare i quattro scambi di calore lungo ciascuna trasformazione, ma nel corso delle adiabatiche lo scambio di calore non c'è. Quindi gli scambi di calore sono solo due e quindi il calore netto è QAB più QCD. O più brevemente, come li chiamo io sempre, Q2 più Q1, però il calore Q1 è un calore ceduto, è negativo, quindi io spesso al posto di più Q1 scrivo meno modulo di Q1. Infatti questa somma Q2 più Q1 in realtà è una differenza, perché Q2 è positivo e Q1 è negativo. Ora, questo ciclo di Carnot è un motore termico, perché il ciclo è percorso in senso orario. Infatti il gas si espande quando è ad alta pressione e viene compresso quando è a bassa pressione, quindi alla fine del ciclo ci darà un lavoro netto L0, che è positivo, un lavoro motore. E per la conservazione dell'energia, che è data dal primo principio della termodinamica, il lavoro che compie il ciclo di Carnot è uguale al calore netto scambiato, quindi è uguale a Q2 meno Q1. È scritto infatti anche qua: il lavoro netto che compie il ciclo è uguale al calore netto assorbito, e il calore netto assorbito abbiamo già visto che è Q2 meno il modulo di Q1. Facciamo quindi un esempio numerico per far capire intuitivamente cosa significano queste formule. Immaginiamo che il gas assorba durante l'isoterma di espansione dalla sorgente calda assorba 100 joule di calore Q2 e ne ceda 60 joule di calore Q1 alla sorgente fredda. La differenza è 40 joule, e la differenza 100 meno 60 joule è il lavoro netto che compie il gas ad ogni ciclo. Quindi il gas ad ogni ciclo compie un lavoro pari alla differenza tra il calore che assorbe e quello che cede, e quindi compie 40 joule di lavoro. In questo esempio il rendimento è del 40%. Come è definito infatti il rendimento? È quanto lavoro fa il gas ad ogni ciclo diviso rispetto a quanto calore assorbe. E nel nostro esempio ad ogni ciclo il lavoro fa 40 joule, però ne ha assorbiti 100. Quindi è riuscito a convertire in lavoro utile, in lavoro meccanico, 40 joule su 100 di calore assorbiti. Quindi ha operato il ciclo di Carnot una parziale conversione di calore in lavoro, in questo caso parziale al 40%. Infatti il 60% del calore prelevato lo ha dovuto scaricare alla sorgente fredda. Perciò il rendimento può essere definito come qual è quella frazione del calore assorbito o di Q2 che viene trasformata in lavoro utile.
E infatti la definizione è il lavoro ciclico diviso il calore assorbito, cioè L0 diviso Q2. Un altro modo per calcolare il lavoro ciclico era sommare il lavoro che il gas fa in ciascuna delle quattro trasformazioni, quindi LAB più LBC, tutte e quattro sommati questi lavori. Si può però dimostrare che il lavoro che il gas compie durante l'espansione adiabatica è uguale opposto al lavoro che il gas subisce durante la compressione adiabatica. La dimostrazione magari la vediamo meglio dopo, ma è così perché, lo possiamo già accennare, perché durante le adiabatiche il gas non scambia calore e per il primo principio della termodinamica il lavoro compiuto subito in una trasformazione adiabatica è l'opposto della variazione di energia interna, quindi è l'opposto di delta U. E siccome i salti termici che il gas compie tra B e C e tra D e A sono uguali opposti, perché tra B e C il gas scende di temperatura da T2 a T1, in D A fa il contrario, sale da T1 a T2, quindi compie lo stesso salto termico al contrario. Allora il gas avrà una diminuzione di energia interna che è uguale opposta all'aumento di energia interna che invece ha nell'altra trasformazione adiabatica, e questo quindi comporta che i lavori siano uguali opposti, perché sono uguali opposti i salti termici. Allora questi due termini LBC e LDA si eliminano tra loro. Qui infatti ho scritto che il lavoro DA che subisce il gas è uguale a meno il lavoro BC che compie il gas nell'altra adiabatica. Ho anche rappresentato qui in colore verde i due lavori. Il lavoro motore che il gas fa durante l'espansione adiabatica è l'area sotto l'adiabatica, quindi è l'area di questo settore colorato in verde, LBC positivo. Invece il lavoro resistente negativo, LDA, che il gas subisce durante la compressione adiabatica, è l'area sotto l'adiabatica, quindi è l'area di questo settore colorato in verde, e si può dimostrare appunto che queste due aree sono uguali opposte. Infine, un'altra cosa che si può dimostrare, la dimostrazione semmai la vediamo più avanti, è che il rapporto tra i volumi VB e VA, quindi durante l'espansione adiabatica, è uguale al rapporto tra VC e VD, cioè durante volevo dire l'espansione isoterma, è uguale al rapporto tra VC e VD, il rapporto dei volumi durante l'altra isoterma di compressione. Dal punto di vista intuitivo, questo vuol dire che se per esempio il gas si espande di un fattore, per esempio 3, durante l'isoterma in espansione, quindi il volume B, immaginiamo che sia il triplo del volume A, allora durante l'altra isoterma di compressione il gas invece restringe il suo volume sempre di 3 volte. Quindi se l'espansione isoterma triplica il volume, la compressione isoterma di ritorno comprime il volume dello stesso fattore 3. Oppure se l'espansione isoterma aumenta il volume di un fattore, per esempio 2,5, anche la compressione isoterma riduce il volume dello stesso fattore 2,5.